Il demo l'ho registrato perché così è più facile parlarci sotto, mentre si vede. Comunque, prima vi spiego al volo l'idea sua, che era questa qua. Wow. Allora, praticamente, come dicevamo prima, i disegnatori, per fare questo disegno qui, comincerebbero con le linee, farebbero la fronte, il naso, gli occhi, si mettono qua, fanno la bocca, fanno quello che devono fare, i capelli e descrivono la forma con le loro linee, no? E questo è quello che fa un disegnatore. Quello che faceva lui, invece, era una cosa diversa, era prima di tutto leggere la forma del corpo, quindi per lui questo corpo qui non erano tante linee, ma era una forma che era fatta da la testa, il corpo, la spalla, la schiena. Quindi lui quello che faceva inizialmente era la silhouette. Perché lui diceva, se la silhouette si legge, vuol dire che siamo a posto. Dopo andiamo a mettere i dettagli che vogliamo, tutto il resto che ci manca, ma l'importante è che si legga la silhouette. E cercate di vedere i corpi prima di tutto come una silhouette, perché era un metodo che lui utilizzava per facilitare i suoi studenti a disegnare, perché a partire da un occhio, partire dal naso, partire dai capelli e fare i dettagli è un disastro, cioè è facilissimo che ti perdi. Invece riuscire a mettere prima giù la silhouette che corrisponda alla silhouette di questa persona di qua, di quello che voi vedete, poi loro facevano pittura dal vivo. Però lo scopo, farmi capire bene, era questo, cioè che quello che noi vediamo nella nostra tela corrisponda a questa cosa qui. Ok? Quindi lo scopo era questo, cercare di vedere prima questa forma qua. Dopodiché, una volta che riusciamo a vedere una forma di questo tipo qui, andiamo a mettere i dettagli. E questo era un esercizio che lui faceva fare sempre. Quello di cui vi parlerò oggi, che serve per cominciare a imparare a descrivere le forme, è questo qua. Allora, per descrivere una forma in maniera realistica, diciamo che possono bastare tre toni, lo scuro, l'intermedio e il chiaro. Questo qua è un esercizio che tendo a far fare perché spesso si lavora a colori e va bene. Il problema è che lavorando con i colori si perdono di vista i toni. I toni, quindi la scala dei toni, dal nero al bianco, è la cosa fondamentale che ci permette di leggere le immagini. Infatti, in questa immagine qua, anche se in bianco e nero, capiamo benissimo quello che c'è, perché ha tutti i toni possibili e immaginabili, no? Per descrivere questa immagine qua, in realtà basterebbero tre toni. È chiaro che non viene sfumata, che non viene realistica, così, in questo modo qui. Ma le forme si riescono a leggere, come quando prima vedevamo i visi che erano pallidi, diciamo, con il disegno magari degli occhi, la forma del naso e la bocca, ci faceva capire che era un viso. Allo stesso modo possiamo fare qua. E questo esercizio di disegnare un corpo solo con tre toni ci permette di fare delle scelte e di cominciare a ragionare a livello di spazi e di forme. Cosa intendo dire? Intendo dire che quando devo fare, non so, per esempio la schiena,
io devo guardare in questa immagine, visto che ho tre toni solo, devo decidere quale di questi punti dipingerò col tono chiaro, quale dipingerò col tono intermedio e quale col tono scuro. Quindi sicuramente farò questo telo qui col tono scuro, col più scuro che ho. Poi, le parti più chiare quali sono? Questa, qui il braccio e la mano sono chiari, questa parte qua è chiara, questa parte qua è chiara, alcune delle parti della coda qui, l'orecchio, queste sono le parti chiare. Poi, questo il resto della pelle qua, diciamo che sono toni intermedi, e poi ho i toni scuri, che oltre ad essere la gonna, questo qui lo leggerei come un tono scuro, per esempio. Questa parte della schiena qua, questa parte qui dei capelli, e anche gli occhi, la bocca, sono toni scuri, così come la gonna. Ecco, se noi, e il resto, quello che non ho cerchiato, sono i toni intermedi, quindi è questo tono qua. È chiaro questa cosa qui fino adesso? Sì. Okay. Allora, guardiamo un attimo. Arrivo, partecipanti, dove siete? Qua, ok. Allora. Vedete? Sì. Sì. Ok. Allora, in questa demo qua ho creato la carta, quindi il livello 1 della carta l'ho fatto di questo tono qui, il tono intermedio, grigio. Poi ho un tono scuro e un tono chiaro. E quello che ho fatto è stato iniziare a dipingere col tono scuro. Quindi, per cominciare a dare forma alla persona utilizzando i toni scuri e decidendo quale delle parti del corpo andavano fatte col tono scuro e quali col tono chiaro. E le parti che erano fatte col tono intermedio non le ho dipinte, le ho lasciate il colore di sfondo. Adesso vado avanti un pochino veloce, poco. Vedete, la riga della schiena, per esempio, come l'ombra nella schiena, come vi dicevo prima, ho deciso di farla scura, come il nero del vestito. Poi, quando avete la vostra silhouette fatta e avete preso le vostre scelte, se volete andare avanti e fare il rendering più realistico, lo fate. Dopo, infatti, io qui in questo demo qua l'ho fatto, sono andato avanti, ho fatto un'altra ora e ho un po' deformato la persona, diciamo, e sono arrivato a fare una cosa che mi soddisfasse fino in fondo. Però la base di partenza è cominciare a vedere dove sono i toni scuri, i toni chiari e posizionarli nella tela. Qui mi sono accorto che avevo fatto degli errori, quindi sono andato avanti, un po' cancellato. Qui sto mettendo i toni chiari. Ovviamente se vi accorgete di sbagliare, questo lo fate su un livello sopra, il disegno. Quando cancellate, ricompaiono i toni medi, che sono quelli della carta. Per aiutarvi, ovviamente, potete anche fare... io ho fatto qualche linea con i toni scuri, per aiutarmi a posizionare la figura nello spazio. Che poi sono linee che sono andato a cancellare per fare venire fuori di nuovo i toni medi. Però questa cosa qui vi impone di guardare esattamente nella foto di riferimento che avete le aree chiare e le aree scure e di prendere una scelta su quali parti volete fare scure e quali parti volete fare chiare, perché se c'è un tono che è intermedio, quindi è
medio chiaro o medio scuro, dovete scegliere come farlo, se lasciarlo nei medi o se farlo negli scuri, se metterlo nei chiari, se è medio chiaro, o se lasciarlo nei medi. E questo vi costringe a fare queste scelte e provare a metterle su carta, vedere come viene fuori, vi costringe, cioè vi aiuta a comprendere com'è la forma di un corpo, come si rende la forma di un viso in 3D. Perché spesso quello che noto che fanno i principianti è vedere dei disegni con un sacco di colori e dicono, ah, sto disegno, ho fatto sto ritratto, sono contento, ma non so, non è somigliante, oppure non è realistico, oppure non riesco a capire perché, ma non va bene. E spesso vengono dati consigli, ah, qui ho usato un colore sbagliato, qua e là. In realtà, se la cosa più semplice da dire sarebbe converti in bianco e nero il tuo ritratto, converti in bianco e nero la foto che hai usato, mettere uno di fianco all'altro, vedrai che i toni che hai usato nel viso sono completamente sballati rispetto a quelli della foto. Perché quando un ritratto non è somigliante, non dipende mai dai colori, dipende sempre solamente dai toni. Perché i colori sono un'informazione aggiuntiva. Io posso fare anche una faccia azzurra, o verde, o gialla, che se i toni sono giusti, si vede che è Brad Pitt, se sto copiando Brad Pitt, o è Bruce Willis, se sto copiando Bruce Willis. Quindi quello che definisce le forme sono i toni, non sono mai i colori. Purtroppo viene data molta enfasi sull'aver sbagliato i colori senza dire che in realtà sono i toni sotto che sono sbagliati, no? Ecco, quindi lavorare con le foto in bianco e nero e fare questo tipo di esercizio qua, utilizzando solamente questi due toni, ci aiuta e ci comincia a far capire come si leggono le forme e come si disegnano le forme. Vi faccio notare, quando devo fare i toni chiari o i toni scuri, prendo i colori dai cerchietti qua. Quindi fino a un certo punto del dipinto non ho mai campionato i colori, non ho mai preso i colori direttamente dal dipinto, ma li ho presi sempre da quei due colori di riferimento qui. Qui, ad esempio, qui mi sono accorto che avevo messo e quindi ho cancellato con la gomma. Quindi ho preso la gomma per tirare fuori il tono medio di nuovo e con la gomma ho tirato fuori il tono medio. Bello però. Bellissimo. Complimenti, eh. Grazie. Poi vabbè, qua andiamo avanti un po' veloce, comunque sto facendo sempre le solite cose, aggiungendo chiari. Chiaro, scuro. Esatto. Cancellare dove non serve. Ma mi sto innamorando. Bellissimo. Quanto era la passione. Stupendo. Alla fine sono 2 ore e 12 di disegno, quindi mi si è voluto un po', anche per quello che l'ho fatto, ecco, che l'ho fatto così, perché farlo dal vivo è complicato, toccava sta qua troppo tempo. Allora, qui a un certo punto, per far risaltare più i toni medi, perché la fronte ha un tono medio e quindi si confonde molto con lo sfondo, per farlo risaltare di più a livello, diciamo, di istruttivo e anche di disegno finale, per l'effetto che volevo ottenere, ho scurito lo sfondo. Quindi ho creato un altro livello sopra lo sfondo che avevo prima e sono andato a scurire lo sfondo. Ma bellissimo. E così, scurendo lo sfondo, la figura risalta, comincia a risaltare di più. Poi ho pulito, ho cancellato le pennellate che avevo fatto prima di aggiustamento. E poi ho cominciato. Allora, diciamo così, a livello di esercizio qui era finito. Cioè, in questo punto qui, poi uno può dettagliare più o meno, ma con 3 toni non è che riesce a fare più di tanto. Quindi per quanto mi riguarda, a livello di esercizio qui, aspetta che c'è qualcuno che bussa. A livello di esercizio qui per me era finito, no? E, nel senso che si capisce benissimo guardandolo da lontano
che è una donna, le forme chiari gli scuri, quindi per me questo era a posto. Però poi ero lì che disegnavo, non avevo niente da fare, ho detto adesso provo a ci faccio un altro po' e vado avanti fino a che trovo qualcosa che magari mi piace, no? E quindi ho continuato a dipingere e a sto punto qui ho cominciato a campionare i colori proprio dal disegno e a fare un po' più di rendering spinto in alcuni punti. Quindi non prendevo più i colori dai tre toni che erano lì e basta. Ecco, qui ho girato l'immagine. Girare l'immagine è una cosa che vi consiglio di fare di continuo. Io sia quando faccio i ritratti che quando faccio i miei disegni, i miei personali, per le copertine, per queste cose qua, ruotare l'immagine ti cambia completamente il punto di vista e ti consente di vedere l'immagine con occhi nuovi e vedi gli errori, li vedi proprio a colpo d'occhio. Quello che prima non vedevi, perché ti eri abituato a vedere l'immagine in quel modo lì, ruotandola li becchi subito e correggi subito. Anche a livello di composizione, a livello di, diciamo, di ritmo, di armonia, ruotando l'immagine ti aiuta molto a vedere queste cose qui. Ci sono, adesso sto facendo una copertina fantasy, penso di aver ruotato l'immagine, non so, 10 volte in 3 minuti ieri, perché devo sistemare delle cose, quindi quando vado, oppure quando faccio i ritratti che devo farli uguali o più precisi possibili, lì sì che anche lì ruotare l'immagine quando insomma fare i dettagli ti fa rendere conto di cosa mettere, cosa non mettere, cosa stai sbagliando. Bellissimo. Poi un'altra cosa che su cui vi faccio porre attenzione è che non ho mai zoomato il disegno, quindi non ho mai fatto un dettaglio andando a zoomare, che è un'altra delle cose che si tende a fare molto col digitale. Col digitale, visto che puoi zoomare la tela tantissimo, andare a fare i dettaglini, una cosa che si tende a fare troppo presto, tra l'altro, rispetto a quando andrebbe fatta, che si può anche non fare mai, è quella lì, si zooma, si comincia a fare i dettagli e poi si perde la visione dell'insieme, no? Quindi un'altra cosa che vi faccio notare, che qui non ho mai fatto, è stata proprio quella, quindi non ho mai zoomato l'immagine. E un'altra cosa che molto spesso, su cui molto spesso vi è messa troppa enfasi dal mio punto di vista, sono i pennelli. Cioè, scaricati Procreate, poi ti scarichi Procreate, c'ha 200 milioni di pennelli, comprati il pacchetto di pennelli aggiuntivi, oppure anche Painter. Cioè, Painter ha non so quanti centinaia di pennelli, vendono i pennelli, ci sono i pacchetti dei vari pennelli in vendita. Allora, io me lo sono personalizzato un pennello 2 in sti 15 anni che lo uso. Ma cioè io utilizzo quasi sempre i soliti pennelli e questo disegno qua l'ho fatto tutto con un pennello fino al 90%, cioè sto utilizzando solo un pennello per fare tutta sta roba qui, utilizzo qualche pennello diverso alla fine per dare quegli effetti di graffiato che mi piacciono a me, gli effetti un po' più realistici fra virgolette, no? Però per fare tutto il resto uso sempre e solo quasi un pennello, che è questo qui, quindi non serve avere un milione di pennelli, vi confonde solo, cioè confonde solamente le idee. E quello che un po' mi dispiace è che spesso si tende a dare troppa importanza a queste cose qua, quindi ai dettagli, ai pennelli, a tutte cose che sono in realtà di contorno, perché alla fine quello che c'è da capire prima è la composizione, sono i valori, sono le forme, sono tutte cose base di cui nessuno parla mai e poi alla fine infatti vediamo nelle opere realizzate tante cose che non molto colorate, ma uno che ha l'occhio allenato, diciamo, un professionista, ci nota un miliardo di errori, un miliardo di cose che non vanno, no? E purtroppo su YouTube c'è poca di sto cosa qua, almeno ne ho trovati veramente pochi che parlano di questi argomenti qui. Adesso qualcosa ci metto su io, vediamo se si riesce a fare un po' di informazione, diciamo, no? Perché alla fine queste sono le cose vecchie, cioè, perché alla fine l'arte non è una cosa facile, fare arte in modo corretto, però non è che sia impossibile da fare. Se uno si mette lì e studia,
ci si arriva a disegnare bene, ci si arriva a dipingere bene e si arriva ad ottenere degli ottimi risultati, però uno deve sapere cosa deve studiare e se si studia solamente il rendering, come si fa a fare il metallo, come si fa a fare la pelle, come faccio a fare le labbra, sì, impari a fare le labbra, impari a fare la pelle, ma poi il disegno chi te lo fa? Quindi questa parte qua, che è categorizzata come foundation, sono proprio i fondamentali che vengono molto prima del rendering. Cioè il rendering ci arrivi dopo che sei già fatto tutta questa roba qua. E quindi vediamo se si riesce un po' a riportare in vita l'ordine giusto delle cose, insomma. Vado avanti un po' veloce, sennò poi questo video non finisce più. Anche qua i dettagli che sto dando, i colpi di luce che sto dando nelle labbra, negli occhi. Cioè, se ci guardate, li do tutti da lontano. Senza mai avvicinare il dipinto. Wow, è stupendo. Ecco qui, da questo punto qua, ho cambiato pennello. Ho preso un pennello che mi fa questo qua scuro, è Palette Knife, per chi ha Painter. Ci vogliono anni e anni, mamma, secondo me, per imparare così. Ma anni e anni, un po' ci vuole. Sicuramente ci vuole dello studio, dell'impegno e sapere cosa fare. Cioè, partire dalle parti. Io davvero non ce la farei, proprio la verità. Come? Io davvero non ce la farei. Mia figlia è più brava, lei è brava, io no. Ma in realtà il talento aiuta, però non c'è niente che non si possa fare a livello tecnico. Hai ragione. Poi è chiaro che la visione, quella sì che è difficile da insegnare, cioè quello che uno tira fuori da dentro, le idee, queste cose qua, boh, vale insegnare le idee, come si fa a insegnare le idee? Cioè, si può insegnare un metodo per aiutare a tirarti fuori le idee, oppure ci sono dei metodi, ho fatto un corso per queste cose qua, no? Che sì, aiutano e funzionano anche, però poi se uno dentro di sé è arido, fra virgolette, non ha interesse. Non devi avere immaginazione. Quello un po' ti tocca mettergliela, insomma. Comunque, se no, diciamo all'inizio, puoi copiare i disegni di altri, puoi copiare i dipinti di altri, puoi copiare le foto, ma... A me mi hanno consigliato la griglia, però la griglia copi soltanto. Allora, la griglia, se devi fare delle cose molto, cioè, uguali all'originale, aiuta. Infatti io, allora, all'inizio per studiare la usavo, la griglia, sul computer. Poi ti dico la verità, se devo fare un ritratto su commissione, io lo ricalco. Ricalco la foto, metto la foto, il contorno della foto su una tela vuota e poi ci dipingo sopra. Perché non devo, non ha senso per me perderci 5 ore nel fare la linea, diciamo, del ritratto perfetto, no? Posso farlo in 3 minuti, ma nel passato facevano uguale. Nel passato mi prendevano la foto, la proiettavano sulla tela col proiettore, ricalcavano le linee e poi dipingevano sulla tela. Non è che in passato facessero diverso, era solo un altro tipo di strumento rispetto al computer, no? Quindi, oggi se ricalchi non sarà niente, però. Come, scusa? Oggi sembra che se uno ricalca per fare il ritratto è uno scandaloso, invece l'hanno sempre fatto, cosa che è sempre stata fatta. Sì, e poi, cioè, ma il 90% per i puristi, diciamo, del ritratto, della ritrattista. Sì, dopo è chiaro che sono i puristi del ritratto, quelli che hanno tutta la vita allenato l'occhio per fare ritratti, ma per esempio anche se vai in piazza ci sono alcuni ritrattisti che sono mostruosi, cioè, però la tua vita è votata a fare dei ritratti, no? A fare quelle cose lì. Se ti capita ogni tanto su commissione di fare un ritratto, cioè, io lo ricalco come lo ricalcano altri miliardi di persone, ma se io do il mio ricalco a 50 persone e poi dall'impugno uno fa il suo dipinto, vengono fuori 50 dipinti diversi. Nessuno, cioè, quella è la base di partenza. Anche perché poi quelle linee le perdi
e dopo devi andarle a riprendere con la pittura, le somiglianze, queste cose qua. Ecco, questa è un'altra cosa che vi volevo far notare, che da questo punto in poi, siccome non me ne fregava più niente della foto, volevo fare quello che volevo io, la foto l'ho tolta. E l'ho ritirata fuori solamente più avanti per fare l'orecchio, perché un'altra cosa molto che capita molto spesso è di affidarsi troppo alla foto fino alla fine. Quindi avere dei riferimenti fotografici, uno o più di uno, in base a quanto è complessa l'immagine, è sicuramente consigliato ed è il terzo punto che, diciamo, nella concezione dell'immagine, uno dei punti è farsi dei riferimenti fotografici propri da utilizzare per fare le parti realistiche. Però poi a un certo punto, io per tirare fuori quello che ho io, l'immagine la devo togliere, la foto, e devo cominciare a dipingere senza più guardare niente. Poi se ho bisogno per una parte anatomica, per un dettaglio di, non so, se devo fare un drago, se mi serve un animale per dire, per vedere la pelle, queste cose qua, allora vado a tirarmi fuori la foto e guardo i dettagli. Sì, altrimenti però la batteria qua scarica nel video, infatti dicevo qua una carica che, scusate, un attimo di dettagliare. Quindi qua ho cominciato a fare un po' di cose mie, insomma. Andiamo avanti un po' alla veloce. Molto bello. Anche lo sfondo qua, se vedete, cioè proprio tutto... Stavo cercando di trovare, facendo linee, facendo forme, facendo diagonali, un qualcosa che mi ispirasse. Ho usato un po' di pennelli graffiati per vedere se mi piaceva qualcosa, fino a che alla fine ho trovato ecco, questo tipo di movimento qua che mi piaceva, che era un tipo delle onde che curvavano così, onde di non si sa che cosa, che sono solamente, diciamo, suggeriscono un movimento, ma non è che abbiano un significato, no? Mm-hmm. Per renderlo particolare. Sì, per dare un po' di movimento allo sfondo, che così, perché, ripeto, per questo dipinto qui non avevo alcun tipo di idea iniziale, quindi era solamente nato come esercizio, quindi poi quando ti trovi... Alla fine arrivano le idee. Sì, però, però devi provare un pochino, no? Nel senso che non ci pensi subito tanto a quello che vuoi fare, quindi poi alla fine devi... ti sforzi un po' di più a fare queste cose qua, perché ad esempio nei miei dipinti di solito io lo sfondo lo pianifico prima. Cioè, quando vado a disegnare so già cosa ci deve essere nello sfondo, so già cosa deve fare il personaggio, quindi perché il personaggio interagisce nello sfondo, no? Con lo sfondo, quindi voglio già sapere cosa ci deve essere. In questo caso qua, partendo come esercizio, mi sono trovato come tanti anni fa, quando non facevo nessun tipo di pianificazione, e facevo la figura e poi dopo diventavo matto perché non sapevo cosa fare nello sfondo. Un'altra cosa che vi vorrei far notare è che fino a quando non potevo usare i pennelli, quelli per fare lo sfondo, era praticamente il disegno tutto su un livello. Mm-hmm. Avevo il livello di sfondo medio, ma la figura era tutto su un livello. Perché sì, infatti stavo notando quello. Perché un'altra cosa che si tende a fare è avere 100.000 livelli in digitale, che poi anche lì è facile perdersi da un certo punto in poi. Quindi anche nelle immagini complesse, finché faccio la composizione, allora tengo più livelli perché posso muovere gli oggetti in maniera facile. Quando la composizione è fatta e comincio il rendering, queste cose qua, io unisco tutto. Unisco tutto, poi faccio un livello sopra, come ho fatto qui, dove vado a fare le modifiche. Se quello che ho fatto mi soddisfa, lo incollo sotto subito. Ma lavoro sempre su uno o due livelli, non tengo mai troppi livelli perché a me infastidisce, per esempio. È questione di sguardo. In che senso? No, stavo parlando con mia mamma. Ah, scusami. Vado un po' avanti, però se sono addormentate. Anche perché mancano 5 minuti, mi sa che ci buttano fuori veramente. Qua provo un po' a vedere se contrastare di più o meno il viso.
Vedete qua, ecco qui per esempio adesso si nota un po' di più, qui che devo andare nei dettagli, cioè decidere il naso come farlo, la fronte, l'occhio, queste cose qua, qui sto cominciando a girare il disegno di continuo. Vedete quante volte lo giro? Perché girare il disegno mi permette di vedere meglio come vanno le cose. Per esempio ha una fronte molto sproporzionata lei secondo me, qui l'avevo tirato fuori il disegno per farlo orecchio, la foto scusate per farlo orecchio, e per vedere un attimo com'era, perché anche lì non è che voglio, non volevo che fosse proprio diverso. No, non volevo proprio che fosse uguale a quello dettagliato come quello, c'è troppi dettagli con l'orecchio, per me mi disturba. Cioè, nel senso, se io guardo questa foto... Sì, è molto dettagliata. Grazie, ma questo orecchio è così dettagliato a me, non, nel dipinto non mi dice niente. Cioè, mi distoglierebbe troppo l'attenzione da altre cose che per me sono più importanti, quindi l'orecchio non lo voglio così dettagliato nel dipinto. Questa è un'altra cosa che noi pittori abbiamo la fortuna di poter fare rispetto ai fotografi, cioè decidere dove mettere l'enfasi nel dipinto, in quali parti vogliamo mettere il dettaglio, in quali no. Nell'orecchio a me proprio di avere tutti questi colpi di luce e questi contrasti così accesi, queste linee così definite, nell'orecchio non mi interessava. La cosa che salta all'occhio è il busto. Esatto. Deve saltare all'occhio quello, poi mi sono accorto che la faccia era più... come tonalità più scura rispetto alla spalla, al seno, e allora ho dato un colpo di luce alla fine. Adesso si vedrà, penso, perché manca poco. Ha fatto entro due ore, giusto? Bravo, Maria. Ah sì, 2 ore e 12. Il video non è velocizzato. Adesso va un po' scatti perché lo sto mandando avanti io con le freccette del computer, però è a velocità normale. Quindi sì, 2 ore e 12. Vediamo qua, alla fine si vedrà che metto. Qui ho fatto un overlay, quindi ho messo il livello in overlay e ho dato il colpo luce. Una pennellata di aerografo, perché sennò il viso rimaneva troppo in secondo piano. E alla fine mi sono accorto che la testa era troppo grossa secondo me, e quindi l'ho modificata col trasforma, col distorci tipo, non so se avete presente. Sì. Okay. E gliel'ho un po' schiacciata, e questo qui praticamente è quello che è venuto fuori dal finale. Sì. Diciamo. Bello, bello. Se guardate non ci sono dettagli, cioè non ho mai zoomato, no? Come no. Prima, però andando a vedere qua, mamma mia che bella. Non è precisa per niente, ma in realtà quando la si guarda da lontano non dà fastidio, no? Il fatto che non ci siano i dettagli messi perfetti, li vedi solamente quando vai a zoomare, il fatto che ci siano. A me piace il tratto così. Mari, non metti il plastico. Anche a me molto. E tra l'altro un'altra cosa che vi faccio notare, perché è un'altra cosa che va per la maggiore tra i principianti che io ho, di cui ho abusato, io ho cominciato a usare Painter solo per quello, è lo spumino. Cioè, io con Photoshop non riuscivo a sfumare. Neanch'io. Ho scoperto lo stesso motivo. Ho scoperto che Painter aveva lo spumino e ho detto dai cacchio, allora vai Painter, e ne ho abusato in una maniera proprio da arresto. Ecco, imparare a sfumare, a fare le forme senza usare lo spumino è un'altra grande conquista, perché ci permette di dare il nostro tocco pittorico alle immagini, perché lo spumino tende ad uniformare i toni, e quello che fa purtroppo lo spumino è che distrugge le forme. Cioè, io però quello che cerco, nel senso che io non voglio vedere le pennellate, cioè io sfumo tutto perché voglio che sia proprio come un cartone animato. Ok, come un cartone animato o come una foto?
più come io mi ispiro un po' al manga, anche se vado verso con i corpi, okay, il realismo, ma con i visi, un manga realistico, chiamiamolo così. Ok. Allora io non sembra di gomma. Come? Tu fai quasi più un tono unico, diciamo, allora, non usi diversi toni per fare, usi le linee più che i toni. Sì, infatti questa cosa dei toni non la faccio. Però ultimamente anch'io forse ho notato un qualcosa ultimamente nei miei lavori. Sono un po', secondo me, un crocevia, non so bene dove andare. Dovresti usarle allora per, se fai le forme più piatte, cioè con meno toni, con un tono solo, per dire, bisogna che quello che metti dietro, oppure nel vestito, cioè tipo una cosa di questo tipo qua, se fai il bianco, il braccio bianco, qua, bisogna che poi il vestito allora sia ben leggibile perché ha un tono diverso dal bianco. Oppure qui sullo sfondo, se devi fare qualcosa, bisogna che abbia un tono che si distanzi dal tono della schiena. Nel senso... Sì, non è piatto come nei cartoni animati, comunque, cioè, okay. Però non è neanche così. Cioè, okay. È pittorico, ma sfumato, non così. Sfumato, è uno sfumato olio realistico, diciamo, fotografico. Sì, forse. Fotografico, allora, ok. Sì, fotografico, sì. Ecco, tipo con lo sfumino che vai a fare sti lavori qua. Esatto, finché non si vede più... una riga? Non si vede più, esatto. Io sono partito così anch'io, cioè, impazzivo. Io dovevo avere le cose fotorealistiche. Però la cosa divertente è che io, cioè, prima faccio questa cosa qui. Cioè, faccio tutte le forme con due toni di colore. Io però non lavoro in grigio, forse dovrei provare, lavoro subito con i colori e mi hanno suggerito di provare a usare i toni di grigio. E quindi ho una specie di risultato simile a questo all'inizio, per cui do tutti i colori veloci per avere l'impressione, poi sfumo tutto e diventa fotografico, per cui sono come fare due lavori praticamente. Ah, ma però penso che sia, non dico che è normale, nel senso che chi fa il super realistico, anche chi fa i ritratti, cioè alla fine devi, prima le forme, quando fai il blocking delle forme, lo fai con dei toni ben distinti. Esatto. Perché se non fai così, cioè, è impossibile andare a sfumare. Per sfumare devi avere lo scuro, il medio e il chiaro. Sennò quando vai a sfumare, se non c'hai quelli di sotto, la forma non la vedi mica. Ok. Però, cioè, anche se guardi qua, adesso non è che l'ho fatto in maniera precisa, però per sfumare una cosa fatta così non è che ci voglia tanto tempo. Dopo è chiaro che bisogna vedere tu quanto vuoi andare a renderizzare. Più che il mio occhio è in grado di percepire dopo. No, esatto, però anche per sfumare così, insomma, non ci vuole tanto. La tendenza che ho visto io è che molte volte quando si va a sfumare si distruggono le forme. Cioè, sì. Si tende proprio ad esagerare, quindi non si legge più la forma. Spesso perché si sfuma nella direzione sbagliata. Quindi spesso vedo che quando si sfumano le braccia si fa così, invece di andare nella direzione del braccio e prendere lo scuro e portarlo da una parte, il chiaro portarlo dall'altra, in modo che si riesca a dare la rotondità della forma, no? Quindi cercare sempre di accompagnare la forma con le pennellate, non sfumare in direzioni casuali, diciamo. Questa è una cosa che aiuta a dare l'idea, a non far perdere la forma pur andando a sfumare. Poi sì, giustamente ognuno ha il proprio stile, la propria preferenza, e quello per fortuna che è così, perché sennò saremmo tutti dei cloni uno dell'altro, sarebbe una cosa bruttissima, insomma. Però ecco, quello che sicuramente, quello che ti fa comodo anche a te, adesso tra l'altro mi vengono in mente un po' i tuoi disegni, ne hai pubblicato uno molto azzurro-blu ultimamente. Sì, qualche giorno fa, esatto. Quello che sicuramente ti può far comodo, perché fa comodo a chiunque, chi tatua, chi fa fumetti, animazione, qualsiasi cosa, anzi animazione più che gli altri, sono proprio questa questione qui dei toni e delle forme. Quindi se vedi che il tuo disegno è poco leggibile, convertilo in bianco e nero, lo guardi e vedi se riesci a distinguere le forme. Se non riesci a distinguerle in bianco e nero, devi fare in modo che quelle forme lì diventino leggibili dal bianco e nero. Dopodiché, qualsiasi colore tu gli metta, rimane leggibile. Perché è proprio un discorso di toni, quello che ti porta a complicare la lettura. E basta.
questo era quello che vi volevo dire oggi. Se non avete domande voi, io non ho... Chi è che si vuole aggiungere adesso? Io quello che vedo nei tuoi lavori e che a me, cioè, piace moltissimo e che io non riesco a fare nei miei, secondo me, è la fusione, anche le altre cose che ho visto dei tuoi lavori, sono andata anche sulla tua pagina, ho visto le tue cose, eccetera. È la fusione che tu dai proprio tra il soggetto e lo sfondo. Infatti prima hai detto quella cosa che all'inizio facevi sui primi soggetti e poi sapevi cosa metterci. E a me questa cosa qua, cioè, proprio, cioè il soggetto è proprio integrato nello sfondo, fa parte di, è una cosa unica, mentre invece quando guardo le mie cose a volte mi sembra di vedere il soggetto, la sedia, la piazza, cioè tutto un po' non fuso, e non so come ottenere quella cosa lì, cioè come fare a integrare tutto nel lavoro. Ok. Una bella domanda, cioè non lo so. Sì, no, questa è una bella domanda e anche la risposta, una bella risposta lunga, molto lunga. E possiamo parlarne la prossima volta sicuramente. Quello che ti volevo chiedere è quando tu cominci a fare l'immagine, la pensi già subito con lo sfondo, quindi è una questione di tecnica, quello che dopo ti diventa difficile, nel senso che dopo vedi che le cose non sono integrate perché non sai come integrarle, o parti con la figura e poi aggiungi robe intorno? Ah, io parto con ho sempre ben chiara la figura, perché è l'unica cosa che in realtà mi piace disegnare, la figura umana. Okay. Poi di solito faccio uno schizzo veloce a matita e un piccolo magari acquarello, ultimamente sto provando così, con uno sfondo più o meno idealizzato, che poi non è mai quello, quando vado a lavorare in digitale cambia sempre tutto. Quindi alla fine sì, ho ben in mente la figura, ma non ho ben in mente cosa ci va dietro. Dopo, a seconda della figura che comunque ho nella testa, immagino poi uno sfondo. Nella mia testa è uno sfondo perfetto, ma poi realizzarlo non è così fotografico come io lo vedo, che ho una memoria fotografica, vedo le cose. Esatto. Cioè, e quindi probabilmente per quello non riesco, cioè, le figure a volte mi sembrano troppo ritagliate, non riesco a integrarle. Per la figura sei riferimenti? Io non amo copiare le foto, cose del genere. Prima faccio una cosa nella mia testa, come la so fare io, perché ho studiato comunque anatomia, per cui poi dopo vado magari a prendere in mano dei libri di anatomia, come quelli di Leonardo. Io li rifaccio molto a lui, per me è lui la mia, diciamo, fonte. Diciamo che è una buona fonte. Sì, perché non voglio copiare le foto, perché dopo si vedrebbe che ho copiato un personaggio, che a me non piace questa cosa. E quindi i personaggi sono nella mia testa e li metto giù come li ho in mente io. Okay. E dopo, ho dimenticato cosa mi hai chiesto, scusa. No, i riferimenti fotografici per i personaggi. No, faccio lo schizzo, sono personaggi nella mia testa e che disegno anche da un po', e quindi dopo uso solo se proprio dei problemi con l'anatomia, perché cerco ultimamente, voglio raggiungere un livello di anatomia buono, studio l'anatomia sui testi di anatomia. Ok, e per gli sfondi usi dei riferimenti? No, se proprio lo sfondo non mi viene, allora dico vabbè, vediamo qualcosa che ho in mente, vediamo se trovo un'idea, qualcosa che assomiglia a quello che era nella mia testa. Cerco di non auto copiare e cerco di non farlo. Ok. Magari sbaglio, non lo so. No, allora è molto simile a quello che facevo io, e infatti secondo me sono tutti fatti più o meno uguali, a parte quelli a cui piace un sacco fare gli sfondi, che magari nascono per fare i paesaggi. Io, cioè, sono nato, facevo delle gran figure, e poi a un certo punto gli dovevo mettere qualcosa dietro, ma impazzivo perché, uno, non sapevo cosa mettergli, quindi non avevo l'idea di cosa mettergli; due, non sapevo come farlo, perché avevo disegnato solamente sempre delle gran figure, quindi gli sfondi non li sapevo fare; e tre, quando avevo l'idea di cosa metterci, non sapevo integrarlo con la figura, e quindi quello lì è stato uno scoglio grosso da superare per me. Ci ho messo un po' a capire come fare, e niente, cioè, per spiegarti come farlo ci vuole un po'. Quindi sicuramente me lo tengo come punto, magari se ne facciamo un'altra è una cosa di quelle di cui posso parlare volentieri, tanto gli argomenti, insomma, ce ne sono tanti. Se questa qui è una curiosità che hai,
ne possiamo parlare, perché è una cosa super diffusa sto problema qua, perché tutti partono, su tutti, insomma, a moltissimi di noi piace disegnare le figure, lo sfondo, sì, cioè, bisogna metterglielo, no? All'inizio, adesso, in realtà mi piace adesso, e mi piace molto lavorarci, in realtà, perché vedo che aggiunge parecchio, però è una complicazione, e quindi... Ci sono vari tipi di metodologie per riuscire a fare in modo che la figura sia integrata, che sia anche lì ben leggibile, perché si rischia con lo sfondo di andare a rovinare la leggibilità della figura o di andare a distrarre. Cioè lo sfondo può distrarre rispetto alla figura. Tipo, se io qua ci metto, per assurdo, se impazzisco e metto un quadrato bianco qua, quando una persona guarda sul disegno, l'occhio gli va qui subito. Va sul quadrato, sì. Quindi, cioè, capire anche come fare lo sfondo, ma con che misura lavorare lo sfondo e in che modo per fare in modo che lo spettatore guardi dove voglio io che guardi, non in punti a caso, no? Quindi lo sfondo è veramente un argomento molto complesso. Complesso nel senso lungo da spiegare. Ci sono tante cose, perché poi lo sfondo ha a che fare con la composizione, quindi la composizione anche quello è un argomento infinito. L'armonia, sì, dei colori. La prospettiva, cioè dopo... Sì, la prospettiva, guarda, è l'ultima cosa in realtà, perché anche su uno sfondo magari, cioè, per virgolette semplice, se faccio un esempio qua, per volo. Cioè, anche su uno sfondo così, no? Bello. Dove non c'è proprio alcun tipo di prospettiva, niente. Cioè, qui siamo nel discorso di prima. I colori e i valori, ma soprattutto i valori di quello che si mette. Cioè, questa macchia bianca, questa macchia chiara che è messa qua, non è messa qui per sbaglio. È voluta. Certo. Ed è messa qui di questo tono qua per un motivo. Così come i colori che si ripetono qua, girare dei colori in tutta l'immagine, alcune piccole macchie che non si vedono, ma tipo questo grigio qui, questo grigio qua, che si vedono solamente se vai ad analizzare bene il disegno, il grigio qua, oppure qui in basso. Queste piccole cose qui sono tutti accorgimenti che ti servono ad amalgamare la figura con lo sfondo, no? E quindi, anche se non c'è prospettiva, se non c'è niente di questo, ci sono tanti accorgimenti da tenere in considerazione per far sì che, come dicevamo, l'immagine sia ben integrata, risulti tutto armonico, la composizione sia corretta, eccetera, eccetera. Quindi è un argomento vasto, perché tocca tantissime cose, l'armonia dei colori, cioè tocca tutto. È quello che dicevo prima, no? Che ci sono tanti video su YouTube che parlano di tanti argomenti, ma la composizione dell'immagine è un argomento immenso, e quindi è difficile trovare queste risposte qui in un video di YouTube. Io avrei voluto averli ai miei tempi, che non c'avevo proprio niente, quindi sarebbe stata una grande fortuna almeno avere quelli. Però mi rendo conto, vedendo quello che poi viene prodotto, che mancano delle informazioni. E quindi, approfittando di sta quarantena, che è un po' di tempo... Cioè, in realtà non ho tempo libero, però ho detto, vabbè, doniamo qualcosa al prossimo e mi metto qua la domenica, faccio queste cose qui, se qualcuno è interessato, perché in questi momenti qua doniamo qualcosa al prossimo che è appassionato di arte come me. Grazie. No, visto che non ho mai tempo di commentare nel forum, purtroppo. Pochissimo. Va bene. Ascolta, noi facciamo una prova e poi tu ce la giudichi. Come funziona? Ce l'hai compiti? Sì, sì. Come, scusa? C'è il compito? Sì, sì. Se volete provare a farlo questo esercizio, fatelo e poi mettetelo sul gruppo. Poi mi taggate quando lo postate e da qui ci guardo. Anche con un'altra foto o con questa foto qua? No, con quello che volete voi. La foto qua, sì, ok. Sì, quello che volete voi.
Però non dobbiamo andarlo a definire, ce lo lasciamo così a forme, giusto? Potete fare come volete, potete fare anche prima l'esercizio, poi se volete andare avanti a gusto vostro e finirlo, finite. Quello dopo, ok. Come volete. Vi ringrazio per aver visto questa, per avermi fatto compagnia, diciamo, questa domenica. E ci vediamo sul gruppo, ci sentiamo per la prossima. Ok, grazie. Okay. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao.